Mezzanotte e 14 minuti in questo momento, buonasera e benvenuti a Night Desk e benvenuto anche al nostro ospite, l'onorevole Cesare Damiano del Partito Democratico, con il quale commenteremo i fatti di questa giornata, mentre poi Ugo Francicanava ci racconterà che cosa è successo nel mondo dello sport. La giornata è stata una giornata in cui si è tentato di ricucire un po' lo strappo dopo gli avvenimenti di ieri, le manganellate agli operai della Thyssen, le frasi dette da una parte e dall'altra, Camusso, Picerno, e dunque oggi c'è stato l'incontro del Presidente del Consiglio con alcuni delegati sindacati, c'è stata l'informativa del Ministro dell'Interno Alfano che ha parlato alla Camera e al Senato per raccontare, cercare di spiegare appunto che cosa esattamente fosse successo ieri. C'è stato il tentativo portato avanti dal Ministro per lo Sviluppo Guidi di risolvere comunque fondamentalmente la questione della crisi della Thyssen, perché poi quello è il fulcro del problema. Non tutto è andato esattamente per il verso giusto, evidentemente non si ricuce in un giorno solo, ma insomma qualche passo avanti è stato fatto. Allora cominciamo a vedere intanto a Terni e a Palazzo Chigi con i sindacati che cosa è successo. A novembre contro il Jobs Act di Matteo Renzi, 8 ore di sciopero generale indetto dalla FIOM di Maurizio Landini, a cui a dicembre farà seguito un altro sciopero indetto questa volta da tutta la CGIL, insomma per dirla alla Camusso, la battaglia sarà lunga. Toni espliciti dunque in un confronto con il governo andato in scena a Palazzo Chigi tra metalmeccanici ed esecutivo, Renzi in testa che torna sugli scontri di 2 giorni fa con gli operai delle acciaierie Ternane, episodio che non verrà strumentalizzato, assicura il Premier. E da mettersi rapidamente alle spalle, episodio comunque scomodo per il governo che rischia di alimentare nuove tensioni e già lo ha fatto di mettere di nuovo sotto accusa il ministro dell'interno Alfano. Eravamo a mani libere, come si dice, senza volto coperto e abbiamo garantito, pur manifestando, nonostante quello che è avvenuto con gente ferita, che non succedesse assolutamente nulla. Allora... Da canto agli scontri c'è qualcosa che si muove sul fronte della trattativa che potrebbe riprendere con una sostanziale riduzione dei quasi 600 esuberi annunciati, con nuovi impegni della Thyssen Group circa il rafforzamento di quel piano industriale che tutti vorrebbero vedere realizzato e ancor prima messo definitivamente a punto dalla Thyssen. Il condizionale è d'obbligo, i sindacati apprezzano, mentre a Terni gli operai della e quelli delle numerose piccole aziende che orbitano attorno alle acciaierie continuano il presidio dei luoghi sensibili della città, comune, prefettura, fabbriche. Finché non vengono qua e ci danno cose certe, le certezze qui ci sono solo una cosa, che stiamo qui da giorni, 15-20 giorni in sciopero, senza soldi e continuiamo ad andare avanti così. Senza che ti dicono tutte cose false. Terni è comunque una città stanca e disincantata. Chi è a rischio vuole vedere nero su bianco di quanto annunciato da Roma. Lancia messaggi chiari a Renzi, ringrazia i ternani che appoggiano la battaglia, ma senza nascondere un certo pessimismo. Se non ci sta il governo che ci dà una mano, con le multinazionali straniere, poi fa poco. La città, con la manifestazione che abbiamo fatto, abbiamo portato in piazza più di 30.000 persone, con una cittadina piccola come la nostra, sta rispondendo, però vede come noi ci abbiamo le mani legate, noi quello che possiamo fare l'abbiamo fatto. Queste le abbiamo sentite, le voci da Terni. Sentiamo adesso subito a Roma, alla Camera, e poi, anzi prima al Senato e poi alla Camera, che cosa ha detto il Ministro dell'Interno Alfano sui fatti di ieri. Quello di mercoledì è stato un giorno brutto per tutti. Il diritto di manifestare è sacro e l'idea di una polizia che manganella gli operai è lontana anni luce dal governo. Il ministro dell'Interno riferisce alla Camera sulla carica della polizia contro i manifestanti dell'AST di Terni che chiedevano la difesa del loro posto di lavoro e quindi della loro fabbrica mentre sfilavano pacificamente ieri per le strade di Roma. Non arriva una richiesta di scuse da parte del Viminale, ma una solidarietà del ministro sia verso gli operai sia verso i poliziotti feriti. Alfano spiega: a Roma ieri c'erano molte manifestazioni in corso e tutte concentrate nella zona del centro. L'indicazione alle forze di polizia era limitare possibili disagi. Quando gli operai hanno deciso di spostarsi al Ministero dello Sviluppo, aggiunge il ministro, qualcuno tra i funzionari di polizia ha invece sentito parlare della stazione Termini a 2 passi dall'ambasciata tedesca, luogo della manifestazione. Di qui la tensione e gli incidenti.
In quasi 6.000 manifestazioni in tutta Italia, da quando è in carica il governo Renzi, non è successo praticamente nulla, sottolinea Alfano, che respinge l'accusa di premeditazione di un ordine dall'alto di colpire i manifestanti. La ricostruzione non risolve tutti i problemi per il ministro, ad iniziare dai rapporti con il PD, che, tra il silenzio di Renzi, che non commenta, accoglie con freddezza le sue parole in aula. Ciò che è successo contro gli operai non deve più ripetersi. Agguerrite le opposizioni, i 5 Stelle, Sinistra, Ecologia e Libertà si uniscono per presentare una mozione di sfiducia contro Alfano. La responsabilità politica è sua, sostengono. Sibillino contro Renzi, il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Brunetta, che dice: la responsabilità di quanto accaduto a Roma io non l'attribuisco certamente al ministro Alfano, non l'attribuisco neanche alle forze dell'ordine, l'attribuisco al suo governo. Allora, onorevole Cesare Damiano, innanzitutto lei è stato convinto dalle parole di Alfano? Ma guardi, ero in aula naturalmente, è stato accolto con freddezza dall'aula. Convinto, ha dato delle spiegazioni, però io ritengo che sia stato commesso un grave errore, diciamolo. C'è stata questa aggressione che non può essere commentata con delle scusanti. Quindi è chiaro che si crea il rischio di una tensione che sale. Io vedo con preoccupazione la situazione, anche perché il dramma dell'occupazione è sotto i nostri occhi e purtroppo i tempi bui non sono finiti. Dell'occupazione ci arriviamo fra un attimo. Volevo chiedere a proposito di Alfano, visto che è stato proprio chiesto dal Movimento 5 Stelle, da SEL, è stata chiesta le sue dimissioni, per la maggioranza, per il PD è un problema Alfano o viene mantenuto lì perché altrimenti se no la maggioranza verrebbe meno? Ma insomma, Non credo che si ponga questo problema ovviamente per la maggioranza. È chiaro che bisogna, come si dice, fare molta attenzione a come ci si comporta. Non è stata la giornata di ieri una giornata brillante, diciamo, ci sono stati degli errori, adesso speriamo che non si ripetano. Comunque è ovvio che le opposizioni fanno il loro mestiere, hanno chiesto la sfiducia nei confronti del ministro, cosa che ovviamente non vede concorde il Partito Democratico. Gliel'ho chiesto perché fra i giornali che vi farò vedere fra un momento, Libero per esempio ha un fondo del direttore Maurizio Belpietro che dice: guardate che Alfano in realtà è un finto bersaglio, il vero bersaglio di tutta questa vicenda è Matteo Renzi, e, o meglio il governo, perché l'intenzione è di arrivare a far cadere il governo. Dice Belpietro: io non so se l'abbiano messo lì i poteri forti come accusava Susanna Camusso, ma so che i poteri deboli, leggi, i sindacati, stanno cercando di farlo cadere. Ma adesso la destra spinge molto su questa tesi, adesso è il sindacato che vuole far cadere il governo, poi era la sinistra interna del Partito Democratico che vuole far cadere il governo, un giorno sì, un giorno no, ci danno per quelli che sono già fuori, mentre io sono saldamente all'interno del Partito Democratico e combatto la mia battaglia. Non darei, diciamo, filo a questa tesi, ma non c'è dubbio che Renzi è il capo del governo, quindi ha una responsabilità collegiale. Diciamo che quel brutto episodio va contro il governo, è vero, non è che vada solo contro Alfano, va anche contro il governo, e quindi deve dire al governo: facciamo attenzione perché qui abbiamo troppe micce accese. Troppe micce accese, andiamo a vedere intanto i giornali, vedrete di che cosa stiamo parlando, iniziando da Europa, perché eccolo qua, fra l'altro ho scelto questa sera di farvelo vedere per primo perché è l'ultima volta che si potrà comprare Europa in edicola, da domani questo è l'ultimo numero, andrà online, e quindi è sempre un peccato quando si spegne una voce dell'informazione, anche se poi insomma rimarrà online, ma ci dispiace dover salutare Europa. Questo è il titolo che sceglie di fare Job Act, legge di stabilità, una sola partita incrociata, perché il banco di prova è questo, è il Job Act. Che cosa succederà? Questa volta si arriverà a modificarlo? Crede che i fatti che sono accaduti possono in qualche modo, diciamo, aiutare, anche se il termine è brutto, una modifica? Ma a prescindere dai fatti accaduti, io l'ho sostenuto da tempo, penso che si debba cambiare il Job Act alla Camera, così come è stato ovviamente lavorato, diciamo così,
al Senato. Sì, ma adesso lei vede un clima diverso, vede insomma la possibilità il clima, di arrivarci a una modifica, insomma. Io vedo un clima pesante. O vede un braccio di ferro, una contrapposizione che si sta irrigidendo. Io vedo un clima pesante nel Paese, non do un collegamento tra questo clima e cambio, non cambio il Job Act. Per quello che mi riguarda lo pensavo prima, lo penso adesso, lo penserò domani. Lo vorrei cambiare per migliorarlo. Poi è molto giusto quel titolo, una sola partita incrociata tra job e legge di stabilità. È vero, perché la legge di stabilità mette i soldi, le regole sono nel Job Act. Se non ci sono i soldi, quelle regole lì non servono a niente. E i soldi bisogna metterli, ad esempio, per gli ammortizzatori sociali. La domanda che io faccio sempre al governo, sono soldi in più o sono gli stessi di prima? Perché se cambiamo di posizione al cassetto, evidentemente poi non cambia. Abbiamo la possibilità di tutelare quelli che Renzi dice, cioè i lavoratori precari, ad esempio. Allora, vediamo gli altri titoli su questo argomento. Anche il garantista sceglie di aprire così. Sindacati all'attacco, governo in difesa, perché comunque poi abbiamo visto la FIOM ha proclamato lo sciopero, quindi diciamo che non c'è... Anche la CGIL. E anche la CGIL, ancora no, ma insomma ha detto prepara lo sciopero generale, quindi sì... Di fatto ci siamo. Andiamo a vedere ancora un altro titolo, è quello del manifesto Primi della classe, lo vedete qua, la fotografia è per l'appunto quella degli operai, si annuncia lo sciopero e le manifestazioni a Milano il 14 di novembre, a Napoli il 21, e ancora su questo argomento il titolo del giornale, che invece per l'appunto la butta decisamente più sul politico, Alfano come fini, traditori falliti. Il gusto per il voltafaccia, l'irrilevanza politica e l'allergia alle dimissioni farà la stessa fine. Dopo gli scontri il premier invece tratta con i sindacati, ma la FIOM proclama lo sciopero generale. Dunque il clima non mi sembra particolarmente rasserenato ancora. Andiamo avanti. A proposito di clima non particolarmente rasserenato, è quello che riguarda anche la nomina del nuovo ministro degli esteri. Come sapete Federica Mogherini dal 1 di novembre diventa Lady Pesk, ma ancora un nome non c'è. Oggi il Presidente del Consiglio, lo vedete, ha incontrato il Presidente della Repubblica Napolitano, non ci sono stati comunicati ufficiali al termine del colloquio, ma appunto i comunicati, diciamo così, ufficiosi parlano di un primo scambio di opinioni. Primo scambio di opinioni significa che per l'appunto ancora siamo abbastanza indietro, che probabilmente i nomi proposti da Renzi non vanno bene al capo dello Stato. I nomi sono quelli che girano da tempo: Marina Sereni, Lia Quartapelle, anche Lapo Pistelli o Luca Di Montezemolo. Come mai questa impasse? In fondo si sapeva dal 1 di settembre, da quando Mogherini è stata nominata Lady Pesk, che bisognava avere... Ho sentito di nuovo tornare la parola esperienza. Ora non lo dico polemicamente, però mi fa piacere che l'esperienza conti ancora qualcosa in questo paese, nella politica, perché si parla tanto di merito, poi mi pare che diciamo vengono premiate persone che magari non hanno molta esperienza. Per carità, bisogna far largo ed è giusto alle nuove generazioni, però un po' di esperienza non farebbe quindi male. Quindi la vedo in sintonia col titolo del Fatto Quotidiano, che chiedo alla regia di mandarci in onda in questo momento, così lo riusciamo a vedere. Eccolo qua, vedete, esteri, stop di Napolitano, non vuole più renzate, così scrive il Fatto, definendo appunto le renzate le buttade del Presidente del Consiglio, così le definisce il Fatto Quotidiano. L'altra vicenda invece che ha caratterizzato la giornata di oggi arriva da Napoli. Sapete che il sindaco De Magistris era stato sospeso dal suo incarico dopo una decisione, appunto dopo la condanna per l'inchiesta Why Not. Ebbene, il TAR della Campania invece oggi ha accolto il ricorso di Luigi De Magistris, che si era appunto scagliato contro l'applicazione della legge Severino, e quindi De Magistris è ritornato a riprendere i suoi pieni poteri di sindaco di Napoli, perché dice il TAR, quando fu eletto nel 2011 il reato di abuso di ufficio per il quale appunto lui è stato condannato non era motivo di incandidabilità, e i giudici del TAR hanno rinviato gli atti alla Corte Costituzionale, facendo quello che però è stato negato a
Silvio Berlusconi. E allora a buon gioco la destra di dire perché lui sì e non c'è Berlusconi dubbio. No? Non c'è dubbio. Avete forzato un po' la mano con Berlusconi o è un abuso questo? Io non so chi abbia forzato la mano. Diciamo che il TAR passa ancora una volta come l'ammazza sentenze, no? Perché poi quando c'è una sentenza si va al TAR. Però probabilmente ha ragione il TAR. Qui c'è un problema di costituzionalità legata alla retroattività. È vero che qui ci sono, diciamo, due giudizi, perché per Berlusconi è valso, per i magistris non vale. Quindi quando è vero che gli articoli a cui si fa riferimento non sono gli stessi, perché sì, Berlusconi erano comunque, il primo e il secondo, c'è, e qui sono il undicesimo e il dodicesimo, però non c'è dubbio, però insomma, quando c'è una contraddizione bisogna riconoscerla, cioè non è che possiamo buttarla, come si dice in politica. Ho capito, ma che succede a questo punto? La si reintegra Berlusconi? No, ma non credo che si reintegri Berlusconi, perché si tratta di due sentenze separate, quindi hanno avuto il loro iter. Adesso vediamo lo svolgimento di questo ricorso al TAR, dove porterà, noto semplicemente questa contraddizione. E noi adesso invece ci spostiamo a Siena, perché vi abbiamo parlato, no, degli stress test, questi test che la Banca Centrale Europea ha effettuato sulle banche, su alcune delle banche europee, per vedere se erano sufficientemente solide e capaci di resistere a eventuali crisi. Una delle nostre banche, il Monte dei Paschi di Siena, non lo ha passato e ci sono degli strascichi pesanti per questa, diciamo, bocciatura, perché in realtà ha perso poi moltissimo in borsa in questi giorni e la situazione quindi si sta facendo ancora più grave di quanto non fosse già prima. Insomma, di fatto è diventata questa banca una preda molto molto facile. Già Montepaschi deve trovare 2 miliardi e 111 milioni di euro necessari a tranquillizzare la BCE e garantire la solidità della banca senese. In più, in questi giorni, dopo vari tonfi in borsa, ha perso quasi 2 miliardi di euro di capitalizzazione. È come se avesse bruciato i 5 miliardi di ricapitalizzazione portati a compimento tra mille difficoltà lo scorso giugno, tenendo conto che oltre 3 erano stati usati per rimborsare la prima tranche dei Monti Bond. La conseguenza è che MPS si trova di nuovo a dover ricapitalizzare, lo spiega anche il ministro dell'economia Padoan. Sono fiducioso che la situazione di shortfall verrà gestita con operazioni di mercato, ma oltre alla fiducia del ministro servirebbe quella di chi deve tornare a investire su MPS. Una spintarella arriva da Mediobanca, che si è detta pronta a dare una mano. L'amministratore delegato Nagel ha parlato di piano di ristrutturazione molto serio. Rocca Salimbeni ha ricordato tutte le carte in regola per tornare solida. Per rendere la pillola meno amara, Montepaschi potrebbe chiedere alla Commissione europea il permesso di rimborsare nel 2017 i 750 milioni dei 1.100 milioni restanti di Monti Bond. Nel caso la risposta fosse positiva, l'ammontare delle risorse da recuperare si ridurrebbe a 1,36 miliardi, un ammanco che potrebbe essere coperto dall'aumento di capitale, all'emissione di bond addizionali fino alla cessione di rami d'azienda. La decisione potrebbe venire presa già all'inizio di novembre, durante quel consiglio di amministrazione nel quale sul tavolo rischia di comparire un'ulteriore opzione, vista come il fumo negli occhi della banca senese, l'ipotesi di aggregazione con altri istituti. Andiamo a vedere invece adesso che cosa succede a Milano, perché arriva la notizia che è stato indagato l'ex ministro Giulio Tremonti. Avrebbe preso una mazzetta per dire sì all'acquisizione di una società americana da parte di Finmeccanica. In realtà il ministro all'inizio non voleva, però poi questa acquisizione è stata fatta. Giulio Tremonti è indagato per corruzione per una presunta tangente che avrebbe intascato nel 2009, quando era ministro dell'economia del quarto governo Berlusconi. 2,4 milioni di euro che Finmeccanica avrebbe passato allo studio tributario fondato da Tremonti sotto forma di parcella per una consulenza sulla società americana DRS. Secondo la Procura di Milano si trattava sì del caso DRS, cioè dell'acquisizione poi rivelatasi disastrosa per le casse pubbliche della società statunitense da parte di Finmeccanica, ma nel senso di una mazzetta servita ad ammorbidire la posizione di Tremonti, inizialmente contrario all'acquisizione da 3,4 miliardi di euro. L'indagine è nata dalle dichiarazioni dell'ex consulente di Finmeccanica Lorenzo Cola, che arrestato nel 2010 per un'altra vicenda, in un interrogatorio aveva collegato il cambiamento di Tremonti alla parcella versata allo studio tributario.
Oltre all'ex ministro sono finiti nell'indagine anche Enrico Vitali, uno dei soci commercialisti di Tremonti, e due ex dirigenti di Finmeccanica, Pierfrancesco Guarguaglini e Alessandro Panza. Non ho mai chiesto nulla o sollecitato nulla da Finmeccanica, ha dichiarato Giulio Tremonti in una nota. Ben prima di entrare nel governo sono uscito dallo studio e ci sono rientrato solo un anno dopo la fine del governo, come prescrive la legge. I PM milanesi Pellicano e Polizzi hanno inviato gli atti al Tribunale dei Ministri. Se dovessero aver ragione, si tratterebbe di un raro caso di corruzione ministeriale. E andiamo a vedere gli altri giornali che hanno titoli che non riguardano le vicende di cui noi vi abbiamo parlato, ma scelgono, per esempio, come nel caso di Libero, di ricordarci come fare i clandestini sia ancora un reato. È una sentenza della Cassazione. Perché? Perché il governo non avrebbe dato seguito al voto del Parlamento che aboliva la norma. Insomma, mancano i cosiddetti decreti attuativi. È una cosa che succede spesso, onorevole. Che voi... Guardi, governare è difficile. Governare è molto difficile perché fatta la legge, a parte che di solito si trova l'inganno, però se non ci sono i decreti attuativi e poi tutte le circolari applicative, alle volte rimangono, diciamo, delle norme inerti. Quindi prevale l'annuncio e rimane nel cassetto la realizzazione. Quindi qui siamo di fronte. Ma forse dice... o qualcuno che frena, magari, no? Ma no, vediamo, non lo so. Andiamo a vedere dopo Libero. Avvenire invece, Avvenire parla dei dati sulla povertà, sono stati diffusi oggi, sono appena migliorati, ecco perché dunque il titolo La povertà frena, ma in realtà non per chi ha figli, stanno leggermente meglio pensionati e famiglie con un solo figlio, gli altri invece peggiorano. Nella legge di stabilità non si pensa molto però a questo. No, nella legge di stabilità non si pensa molto, ci sono investimenti molto legati al lavoro dipendente, ad esempio la diminuzione del costo del lavoro. Sugli ammortizzatori sociali non ho ancora capito, come dicevo, se sono risorse aggiuntive. In questa ricerca siamo passati dalla società dei due terzi, nella quale un terzo era la cosiddetta parte più povera, alla società dei tre terzi. Pare che i più poveri rimangono sempre allo stesso stadio, mentre il ceto medio sprofonda verso la proletarizzazione. Sono gli spunti di questa nuova ricerca che ci deve molto preoccupare, la scomparsa del ceto medio. Quindi diciamo, lei non la legge comunque in positivo, anche se c'è questo io leggero... Io non la leggo molto in positivo perché purtroppo nella nuova condizione nella quale viviamo, alla parola lavoro, anche stabile, c'è di solito accompagnata la parola povertà. Quindi il lavoro povero diventa purtroppo una... cosa alla quale guardare con preoccupazione. Rapidissimamente, le ultime due giornali, eccolo qua, la Padania, ladri di case, serve l'esercito, la Padania mette l'accento su un fenomeno purtroppo abbastanza diffuso di coloro che vanno a occupare le case, spesso case popolari, di persone che ovviamente le abitano. E infine, vi voglio far vedere, eccolo qua, il Messaggero, nuovo 730 a casa già compilato, in realtà succederà l'anno prossimo per la denuncia dei redditi del 2015, però insomma già il Messaggero ce l'annuncia. E infine dovremmo avere il Sole 24 Ore, eccolo qua, la crescita negli Stati Uniti si rafforza con export e investimenti, c'è stato un incremento del PIL del 3,5%, assolutamente inaspettato, ci fa piacere per gli americani, fosse successo a noi sarebbe stato meglio. Ugo Francicanava, tocca a te. Parliamo ovviamente intanto del posticipo del turno infrasettimanale della nona giornata, ovvero sia un modo per lanciarci direttamente verso gli anticipi della decima che saranno sabato. Partiamo però proprio dal pareggio tra Hellas Verona e Lazio, un 1-1 che porta i laziali, la squadra di Pioli, al terzo posto, con una grande ammucchiata dietro Juventus e Roma, e che vede però interrompersi proprio per i biancocelesti la striscia di vittorie consecutive. Vediamo com'è andata. La Lazio si ferma a 4 vittorie consecutive, ma il pareggio guadagnato sul campo del Verona non è affatto da buttar via, anche perché ottenuto giocando per più di 25 minuti con un uomo in meno. La squadra di Pioli aggancia comunque in classifica al terzo posto Milan, Sampdoria e Udinese.
Un primo tempo molto tattico e abbastanza brutto, in cui le rare occasioni da gol nascono da iniziative personali o da errori da parte delle difese. Una rete giustamente annullata a Toni in posizione di offside, poi poco o nulla fino al vantaggio della Lazio. Sugli sviluppi di un'occasione fallita da Candreva è lo stesso esterno biancoceleste a mettere in area un pallone sul quale buca clamorosamente Moras, lasciando spazio e tempo al rapido inserimento di Lulic, che conferma di essere realizzatore da trasferta. Il gol spezza l'inerzia del match, la ripresa si apre con la conclusione volante di Luca Toni ben neutralizzata da Marchetti ed è proprio il bomber gialloblu a tenere in apprensione la retroguardia biancoceleste. Secondo tempo sicuramente più vivace, al 20° l'episodio che cambia la partita, Cavanda fuori tempo trattiene in area per un braccio Juanito Gomez, calcio di rigore, secondo giallo per Cavanda che lascia la Lazio in 10, dal dischetto Luca Toni fa 1-1, si tratta del suo 9° gol in carriera contro la Lazio. I biancocelesti si chiudono bene, il Verona ci prova ma il risultato non cambia, anche per la squadra di Mandorlini, un punto che dà respiro e che allontana quella che poteva essere una mini crisi di risultati. Ci si lancia immediatamente verso il prossimo turno, un turno che è caratterizzato fondamentalmente, e lo possiamo vedere anche dalle prime pagine di alcuni quotidiani sportivi, dall'attesa per un riscatto juventino. Juventus reduce della prima sconfitta in campionato, rocambolesca quanto si vuole, ma comunque campanello d'allarme serio per quanto riguarda Allegri, e dunque il Corriere dello Sport, Allegri ribalta la Juve. Possiamo passare anche a Tutto Sport, che invita perentoriamente i bianconeri a tirare fuori l'orgoglio, perché chiaramente è un momento difficile, la Roma è ritornata a pari punti e dunque c'è bisogno di una nuova impennata da parte dei bianconeri. In taglio basso, per quanto riguarda Tutto Sport, anche il lancio dell'altro evento del fine settimana, ovvero sia il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in Texas di Formula 1, un Gran Premio che ha tanti temi, non soltanto il duello tra le due formidabili Mercedes, ma anche il futuro di alcuni piloti, di alcune punte di diamante, da Alonso in Ferrari a Sebastian Vettel, ma anche le assenze, due squadre che non sono andate negli Stati Uniti, che hanno terminato anzitempo il loro mondiale, un campanello d'allarme molto serio per Bernie Ecclestone nella sua politica. L'atmosfera non è certo allegra nei box, dove alla spicciolata i piloti arrivano per i primi briefing in vista della gara. Marussi e Caterham sono rimasti a casa, ma mentre per il team gemellato con la Ferrari c'è la prospettiva di un cambio di proprietà, la squadra inglese è in amministrazione controllata. A stupire tutti Daniel Ricciardo con il suo nuovo look, vistosi basettoni ed il consueto sorriso per la rivelazione della stagione. Chiamato ad un ruolo da protagonista assoluto per la sanzione che ha colpito il compagno di colori Vettel. Il più ricercato è naturalmente Alonso. Dalla Spagna molte fonti danno per sicuro il suo approdo alla McLaren, ma la sua tattica è attendere più a lungo possibile, nella speranza che possa liberarsi un posto alla Mercedes. Il mio è un progetto ambizioso, ha spiegato, ma non posso ancora entrare nei dettagli. Si addentra invece nei particolari il capo classifica mondiale Hamilton. Dovrò stare attento al mio rivale Rosberg, staccato di 17 punti, ma soprattutto all'affidabilità. Sarà un fattore chiave per la volata finale che inizia in questo fine settimana. E dalla lontana Yokkaichi le ultime notizie sullo sfortunato Jules Bianchi. A 25 giorni esatti dall'incidente di Suzuka, le condizioni del pilota francese sono definite critiche ma stabili. Presto si dovrebbe sapere di più su quanto siano gravi le lesioni cerebrali, conseguenza del terribile impatto del 5 ottobre scorso. Rapidissimamente, il nuovo record dell'ora è caduto dopo un mese, era stato stabilito poco più di un mese fa, la nuova impresa è dell'austriaco Brandl, 51,852 km in un'ora, è il nuovo record, a voi. E allora noi a tempo di record andiamo in pubblicità, ma poi torniamo. Vi voglio dare una notizia che arriva questa sera da Bruxelles, perché finalmente è stato raggiunto un accordo per cui di fatto l'Europa pagherà i debiti dell'Ucraina. Vedete, qui è Barroso che annuncia appunto questo accordo. Pagherà i debiti dell'Ucraina, che altrimenti rischiava di rimanere al freddo. E quindi gli ucraini avranno il gas e i debiti verranno pagati dall'Unione Europea alla Russia e tutti sono contenti, anche se insomma siamo noi che tiriamo fuori i soldi.
insieme al Fondo Monetario Internazionale. E questa cosa dei soldi però mi fa venire in mente un'altra cosa, onorevole Damiano, cioè che noi prima dicevamo sono intrecciati il Job Act, la legge di stabilità, ma sì, sono anche intrecciati con l'Europa, perché in realtà il ministro Padoan ha ottenuto, diciamo, una sorta di dilazione dall'Europa, no? Una promozione sub iudice, nel senso che loro ci hanno detto sì, però voi dovete fare queste riforme, il Job Act, dovete, no? E allora ce la facciamo a tenere tutto insieme? Ma... oppure queste tensioni, queste impuntature, qualcuno le potrebbe definire, imputandole a voi, ma della, certo, diciamo, ma... minoranza PD? L'Europa, bisogna vedere di quale Europa parliamo, perché se è sempre la solita Europa del rigore della troica, noi siamo fregati, nel capito, senso che ci ha portato in questa situazione. Sa, io la penso così, l'Europa della troica ha in mente due cose: tagliare le pensioni e licenziare gli operai. Non mi sembra una gran ricetta, soprattutto di questi tempi. Io sono tra quelli che ha sostenuto Renzi nel tentare di forzare la mano in Europa su questi tetti ormai improponibili del 3%. Se facciamo gli investimenti, ben vengano gli investimenti. Temo che dovremo fare ancora i conti con l'Europa del rigore, anche se, diciamo, un minimo di elasticità ce la siamo conquistata. Vedo con difficoltà la quadratura dei conti per quanto riguarda questa legge di stabilità. Parliamoci chiaro, ho detto, non so se ci sono i soldi per gli ammortizzatori, nel senso aggiuntivi, e vedo con preoccupazione che abbiamo tagliato le risorse dei centri per l'impiego quando contemporaneamente si dice politiche attive del lavoro, ma con chi le facciamo queste, certo, politiche attive? Oppure se togliamo i soldi, per così dire, per i disabili, è chiaro che politiche sociali sono. Quindi un po' di contraddizioni ci sono. Vedremo come ci arriveremo allora. Lei... vedremo, ma io penso che personalmente, insieme ad altri miei colleghi, faremo emendamenti alle leggi di stabilità, oltre che ovviamente alla delega lavoro. E allora, in bocca al lupo, vedremo come andrà, grazie, a finire. Intanto noi ci fermiamo qui e vi ringraziamo per averci seguito e ringraziamo voi per essere stati con noi. Grazie. Buonanotte.